Benvenuti o bentornati in un Pokémon News. Oggi abbiamo notizie davvero molto interessanti, quindi iniziamo subito. Ma prima, due secondi, le solite raccomandazioni: ricordatevi di iscrivervi per supportare il canale e anche di passare a vedere gli scorsi ultimi video, quindi mi raccomando. Ma ora passiamo alle notizie più importanti di questi ultimi giorni. Parlando giusto due secondi di Pokémon Unite e delle sue ultime notizie, non soffermandoci troppo, semplicemente è uscito questo leak di una scan di Corocoro in cui semplicemente si ricorda generalmente che si esce a luglio Pokémon Unite e non è stato rimandato per ora. Ma passiamo subitissimo alla notizia più importante di questi ultimi giorni in campo Pokémon. Un leaker e insider di Nintendo, molto ma davvero molto affidabile, annuncia di aver ricevuto altri piccoli dettagli su Pokémon Legends Arceus. E naturalmente noi siamo qui a parlarne. La prima cosa di cui parla è che l'open world di Pokémon Legends Arceus sarà più simile a quello di Xenoblade e non a quello di Botwo, che potrebbe voler dire tutto e niente, ma semplicemente prendiamo questa informazione e mettiamola da lato per adesso, perché non ci servirà, almeno per ora. Una delle cose più interessanti invece è che comunque potremo portare 6 Pokémon con noi nella nostra avventura generale, ma dovremo organizzare sia squadra che oggetti, poiché quando dovremo lasciare un villaggio non avremo molte altre occasioni di curarci o di gestire la borsa in altri modi. Infatti questo insider parla proprio di poter trovare al massimo delle bacche o un mercante, quindi non ci saranno molti metodi per curare o organizzare la borsa. Poi, ritornando sull'informazione di Xenoblade, parla del fatto che ha usato proprio quello come esempio a causa dei nemici boss che si trovano in questa mappa, come esattamente questo specie di Pokémon boss giallo che abbiamo visto nei leak. Poi parla anche di aspetti molto interessanti del gameplay, tra cui, tra l'altro, sì, ci saranno missioni secondarie, l'ho già confermato, e anche una conferma molto ma molto buona per il fan Pokémon, ovvero che sono confermate le meccaniche di gioco in cui l'allenatore potrà attraversare la regione con i suoi Pokémon fidati, cavalcarli o volare con un Pokémon o anche semplicemente scalare una montagna con un Pokémon, come abbiamo visto appunto nel leak, che sembra ci sarà una specie di Pokémon Ranch per depositare Pokémon al posto del solito PC, ma ok, passiamo avanti. Parlo anche del fatto che potrebbe aver sentito di nuove specie regionali o antiche o nuovi Pokémon proprio, però non è certo al 100%, però dice anche allo stesso momento che ha dei sospetti che vedremo almeno un nuovo Pokémon, quindi speriamo bene. Infine parla che la mappa sarà comunque principalmente un'unica sola mappa e che i caricamenti appunto saranno ridotti al minimo, per fortuna, e che la storia non sarà completamente lineare, ma allo stesso tempo non sarà troppo invadente nella meccanica dell'esplorazione, speriamo. Poi diciamo parla anche dell'interazione tra Pokémon e allenatore, anche se non dice molto di nuovo, comunque specifica che sarà abbastanza migliorata da quella di Spada e Scudo, quindi speriamo bene. E con quest'ultima notizia io direi di finire col video. Per quando, ricordo di iscrivervi, speriamo che il prima possibile, anzi sicuramente entro un mesetto, vedremo, spero, un Pokémon Presence. Quindi speriamo che il prossimo video sia proprio un'analisi del Pokémon Presence. Quindi ci vediamo nel prossimo video o nella prossima live.